e benvenuti in una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un manga edito da Dainit per la collana Dainit Showcase. Il manga in questione si intitola Designer ed è scritto e disegnato da Yukari Ichijo. Allora, questa è una proposta di Dainit piuttosto particolare, perché si tratta di uno shoujo vintage. Ed è tra l'altro la prima opera che viene proposta nel nostro paese di questa autrice, che è un'autrice che ha debuttato nel 1968 ed è anche un'autrice premiata. Nel 2007, infatti, grazie alla sua opera Pride, appunto ancora inedita nel nostro paese, ha vinto l'Excellence Prize al Japan Media Arts Festival. Dunque, Designer è un titolo che è stato serializzato originariamente nel 1974 ed è perfettamente figlio degli anni in cui è stato creato. Questo fa sì che il lettore si possa trovare a leggere una storia che ha tutte quante quelle caratteristiche narrative che hanno caratterizzato lo shoujo più classico e hanno poi permesso nel corso degli anni lo sviluppo di quelle che sono le caratteristiche dello shoujo contemporaneo che leggiamo ai giorni nostri. Ed è molto interessante andare a vedere quelli che erano tutti quanti gli espedienti narrativi utilizzati per restituire al lettore delle storie dal grande intrattenimento, grande dramma ai limiti dell'esagerazione. Ma di che cosa parla nello specifico? Designer. Protagonista di questa storia è Ami. È una modella top nella sua categoria. È una donna bellissima che ha un fascino assoluto nel momento in cui calca la passerella e anche nel momento in cui posa per le fotografie, tanto che i fotografi non possono che rimanere incantati dalla sua grande espressività. Pur essendo ammirata e ricercatissima a livello professionale, è una donna che non risulta particolarmente simpatica nell'ambiente, è una persona fredda, distaccata, non prova interesse per il prossimo, al punto che i colleghi si trovano a pensare che lei sia diventata così a causa della sua grande, grande fama. Ed è una donna misteriosa, perché non si sa nulla di lei. Si fa solo chiamare Ami, non ha mai parlato del suo passato, si sa a malapena che lei sia orfana e non si sa nulla della sua famiglia e delle sue origini, come se il suo passato non fosse mai esistito. Nonostante appunto queste sue caratteristiche personali, è ricercatissima perché è molto brava nel suo lavoro, al punto da essere diventata la modella di punta di Reika, che è invece la regina del design. Reika è un personaggio che rappresenta un po' lo stereotipo della donna in carriera. È una donna single che mente sull'età, mente sulla sua vita privata, in modo tale da mantenere attorno a sé un certo alone di mistero e ha come unico scopo quello di essere sempre la regina nel dettare le mode. Lei voleva diventare una designer e così lo è diventata. Voleva diventare la migliore delle designer e così è riuscita ad ottenere il suo obiettivo sacrificando i suoi affetti, la sua vita familiare, la sua vita privata. Ebbene, queste due donne non si trovano in sintonia tra loro, ma appunto lavorano assieme perché sono top nelle loro rispettive categorie. Un giorno però Ami verrà coinvolta in un incidente stradale e a seguito di questo incidente non potrà più fare la modella. Deve dunque cercare di reinventarsi e per farlo viene aiutata da Toki, che è il giovanissimo proprietario di un'azienda super influente, che decide appunto di darle una mano a diventare a sua volta una designer. Le due donne quindi cominceranno ad essere in competizione l'una con l'altra. Reika dovrà mantenere il suo trono come miglior designer, mentre Ami, passata dall'altra parte della barricata dopo aver fatto per tanti anni la modella, cercherà di spodestarla diventando un astro nascente nel mondo della moda. Però questo è un manga shoujo. Quindi, oltre a tutta questa storia di competizione ambientata in questo mondo spietato della moda, c'è anche una storia d'amore. Ma una storia d'amore molto peculiare. Perché? Perché i personaggi principali di questa storia, in particolare Ami, sono mossi dall'odio. I motivi per cui fanno le azioni che fanno, il motivo per cui vanno a perseguire i loro obiettivi, è quasi sempre un motivo negativo, è un motivo di vendetta, di odio appunto nei confronti di alcune persone che non sto qui ad anticiparvi perché altrimenti vi rovinerei la lettura del fumetto. Ma dunque è già da qui piuttosto peculiare come tipo di narrazione, perché nessuno dei personaggi coinvolti nella storia d'amore principale di questo fumetto ha alcun interesse a provare amore, almeno inizialmente. Ma dunque, all'inizio di questa video recensione vi facevo riferimento a tutte quante quelle caratteristiche della narrazione
tipiche degli anni in cui questo fumetto è stato scritto. Designer potrebbe essere descritta come una storia drammatica, estremamente drammatica. Gli eventi si susseguono ad un ritmo super incalzante e sembra quasi che tutti i personaggi siano un passo dall'afferrare la gioia per poi vederla sfuggire. Più si va avanti, leggendo questo fumetto, più si comincia a entrare nell'ottica del fatto che probabilmente questi personaggi non riusciranno mai a trovare una pace, perché nel momento in cui succede qualcosa di buono, immediatamente dopo accadrà qualcosa di assolutamente esageratamente terribile. Ed è una cosa molto interessante perché diciamo che, cioè, da una parte il lettore può godere di tutti quegli espedienti narrativi, talvolta esagerati, talvolta assurdi, che hanno spianato la strada a questo tipo di genere di fumetto. E tra l'altro, diciamo che alcuni di essi possono essere riconducibili a quelli che sono i motivi di dramma delle soap opera, perché succedono delle cose estremamente drammatiche per far sì che aumenti il pathos e il dramma della narrazione. L'altro risvolto della medaglia, però al di là di quello che può essere l'intrattenimento che fornisce questo tipo di narrazione, è il fatto che talvolta diventa un po' scontata, perché essendo un fumetto che ha tutte queste caratteristiche tipiche del suo genere, scritto negli anni 70, un lettore abituato alle letture contemporanee, dopo un po' riesce quasi ad anticipare quello che potrebbe accadere all'interno della storia. E delle volte alcuni degli espedienti narrativi che ci vengono proposti, dei colpi di scena che ci vengono proposti, possono risultare appunto agli occhi di un lettore di shoujo contemporanei un po' assurdi. Che, nella mia opinione, però, non fa altro che aumentare il fascino di questa storia. Ebbene, questo dramma esagerato e teatrale è proposto non soltanto nel modo in cui sono narrati gli eventi, ma anche nel modo in cui sono rappresentati. Molte volte le tavole in cui i personaggi diventano assoluti protagonisti, le loro emozioni diventano assolute protagoniste, sono estremamente esagerate, queste ombre oscure che coprono i loro volti, il loro riversare indietro la testa nel momento dello sconforto, è tutto quanto estremamente espressivo e può appunto risultare quasi esagerato il modo in cui loro reagiscono agli eventi e il modo in cui è rappresentata questa cosa, che indubbiamente riesce a raggiungere il lettore con il suo messaggio, ma appunto è tutto quanto molto, molto carico, molto espressivo. E dunque, queste immagini così cariche di emotività si sposano perfettamente con quella che è una narrazione super melodrammatica. Ebbene, però, queste tavole hanno anche un ulteriore grado di fascino, perché al di là di quello che è lo stile dell'autrice, che è uno stile che rimanda immediatamente agli anni 70, uno stile molto curato, molto dettagliato, è bello vedere come in ogni tavola siano rappresentati quegli elementi che rimandano al tempo in cui il fumetto è uscito. Le capigliature dei personaggi, lo stile in cui vengono rappresentati, le automobili che sono presenti, è tutto quanto figlio di quell'epoca, è proprio un bagno nel vintage più assoluto che ha un certo fascino. E in più, essendo un fumetto che parla di design e di moda, ci sono tavole che rappresentano questi vestiti bellissimi, ricchissimi di dettagli, e lo stile di ogni personaggio, anche nell'abbigliamento, è davvero sempre curato e appunto ricchissimo di particolari che rendono preziose le tavole che compongono questo fumetto. Appunto, vi dicevo che la storia così drammatica, affronta tantissime tematiche e le affronta in modo che il lettore venga accompagnato in questo crescendo di dramma che arriva poi al finale, che naturalmente non vi spoilerò, che è l'incoronazione del dramma che ci è stato raccontato. In questo crescendo si parla di rapporti familiari, di perdita, di amori non corrisposti, di impossibilità di consumare il proprio amore, di vendetta, di ambizione che fa tabula rasa di tutto il resto. È una storia molto intensa che appunto ha il suo fascino, secondo me, e la sua forza più grande nel fatto che è un tipo di narrazione che rappresenta perfettamente uno shoujo tradizionale, uno shoujo delle origini del genere, che poi è stato ciò da cui lo shoujo moderno ha avuto la possibilità di nascere.
Ed è anche un'opera di grande intrattenimento, proprio perché leggere degli intrighi, dei tradimenti e del passato di Amy e degli altri personaggi è assolutamente interessante. Riesce a mantenere incollate la pagina anche solo appunto per riuscire a vedere fino a che punto è riuscita a spingersi questa autrice cercando di straziare il lettore con il suo melodramma. Io vi ringrazio come al solito per aver guardato questa video recensione e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, Bad Taste!